È la nostra festa degli auguri, quindi siamo presenti il Lions Club Arezzo Ost, il Lions Club Arezzo Nord-Est e il Lions Club Arezzo Mecenate, tutti e tre i club Lions della città di Arezzo. Arrivati alla fine di questo anno solare, qual è il bilancio che potete trarre? È un bilancio importante, il primo obiettivo che mi ero prefisso era quello di recuperare il rapporto con le istituzioni, non soltanto cittadine, ma con tutte le forme istituzionali che si era andato via via un pochettino sfilacciando. Questo fil rouge è stato recuperato e quindi abbiamo avviato una serie di attività da subito, dall'inizio del mio mandato, dalla fine di luglio di quest'anno, per poi proseguire nel corso del tempo fino ad oggi. Abbiamo avuto l'Arezzo Art Village, primo festival del volontariato in città, abbiamo consegnato le borse di studio al liceo Piero della Francesca di Arezzo, abbiamo ospitato il regista Alessandro Perrella che ha realizzato il docufilm su Piero della Francesca, abbiamo sostenuto varie iniziative benefiche, a cominciare dalla Pia Casa, iniziative semplici se volete ma concrete nel territorio. Il grande evento che abbiamo realizzato sulla prevenzione sismica, che ci ha dato grande visibilità ed enorme soddisfazione. Gli ordini professionali che l'hanno riconosciuto, l'ordine degli ingegneri, degli architetti, il collegio dei geometri, l'ordine dei geologi della Toscana, il patrocinio riconosciutoci dalla regione toscana, dalla provincia, dal comune di Arezzo, sono tutti piccoli sassolini che abbiamo potuto mettere nel nostro secchiello e che ci danno quindi lo sprone per andare avanti e per fare sempre meglio. Siete stati vicini anche a una manifestazione internazionale come il premio Semplicemente Donna. Anche in questo caso che bilancio potete trarre? Sono molto orgoglioso di avere portato all'interno del consiglio direttivo del Lions Club Arezzo Ost la possibilità di partecipare a questo premio. Mi ha dato grande soddisfazione poter premiare una personalità come Aprea, questa ragazza che ha subito una forma di violenza, che si riallaccia a quella che è la mission dell'Arezzo Ost con il codice rosa, e quindi è stato per noi importante. Siamo orgogliosi di aver aderito al premio di Angelo Morelli, Semplicemente Donna. Con quale spirito guardate all'anno nuovo? Lo spirito è sempre quello di energia, entusiasmo, energia, voglia di fare, anche di sbagliare, perché gli errori si possono fare, nessuno è perfetto, a cominciare dal presidente di questo club, però insieme possiamo fare tante cose, quindi da solo si fa poco, che sia l'Arezzo Ost, che sia un'istituzione, insieme, la parola magica è sinergia, collaboriamo insieme e questa sera nella dimostrazione siamo i tre club di città, non è un caso.